Ho ricevuto diverse segnalazioni sia da parte di medici responsabili nei plessi di Cetraro e di Paola e di Praia Mare, sia da parte di numerosi cittadini che denunciano il mancato funzionamento, l'alta manutenzione, spesso anche riparazione delle risonanze magnetiche. Questo significa che vengono meno tutte quelle prestazioni medico-sanitarie di base, quindi viene meno la possibilità per questi cittadini di esercitare il proprio diritto alla salute. Diciamo che nonostante gli annunci roboanti del commissario alla sanità calabrese, il presidente Occhiuto, che ricopre ormai questo incarico da un anno e mezzo, mi pare di capire che tutto quanto sia stato annunciato ancora non si è neppure iniziato a concretizzarlo, sebbene la scorsa settimana il governo abbia approvato un nuovo decreto Calabria che non fa altro che conferire ulteriori poteri, soprattutto quelli di nomina dei direttori generali delle ASPE e delle aziende ospedaliere da parte sempre della politica e in questo caso del commissario ad acta. Quindi mi pare di capire che la politica continui ad interessarsi della tutela delle proprie prerogative piuttosto che della tutela del diritto alla salute dei cittadini.